Ben ritrovati a linea diretta, le migliori risposte alle vostre domande. Oggi parliamo di impianti ai denti, lo facciamo con il dottor Antonio Guida, ben ritrovato dottore. Grazie. Che torna a trovarci per parlare di questo argomento, ma insomma anche per rispondere alle vostre domande su qualsiasi argomento che riguardi l'implantologia o qualsiasi problema dei denti. Intanto sono arrivate già delle mail, una da Giovanna di Monte San Savino che ha 53 anni. La signora dice: porto la dentiera da circa 4 anni, ho fatto una panoramica per rimettere dei denti e mi hanno detto che non ho osso, quanto ce ne vuole per mettere gli impianti? Ecco, questo problema dell'osso è un problema comune? Diciamo sì, è un problema comune perché gli impianti null'altro sono che non delle radici artificiali in titanio. Come il dente naturale ha bisogno dell'osso per poter essere sostenuto, come un albero ha bisogno per le sue radici di un adeguato terreno di supporto, lo stesso l'impianto ha bisogno di un'adeguata quantità di osso. La signora parlava di radiografia panoramica, è un esame diciamo piuttosto sommario per capire la disponibilità di osso, perché la panoramica è un esame bidimensionale, non dà tutte le informazioni che occorrono, quindi diciamo un esame TAC tridimensionale è senz'altro l'esame di riferimento. Perché prima di parlare ad esempio di ricostruzioni d'osso, che ormai sono interventi ordinari, quotidiani, eccetera, e molto meno invasivi rispetto al passato, è opportuno valutare al massimo cosa si può fare con l'osso già disponibile, perché ad esempio ci sono delle tecniche che permettono di ottimizzare lo sfruttamento di alcune aree anatomiche per non ricorrere a ricostruzioni ossee. Questo permette di accorciare i tempi di trattamento, certo, ridurre l'invasività, ridurre anche i costi complessivi, e quindi diciamo la panoramica è un esame che dà alcune informazioni, è l'esame base, però diciamo è solo un esame TAC che ci dà le informazioni più precise. Dopodiché, anche qualora l'osso non fosse sufficiente, a seconda dei casi ci sono varie tecniche per ricostruirlo. Comunque prima di pensare a ricostruire è meglio farsi un altro tipo di analisi più precisa? Sì, perché qualora appunto ci sono delle zone anatomiche che possono essere sfruttate, ad esempio inclinando l'impianto per seguire al meglio l'osso di una certa area anatomica, dopodiché sull'impianto vengono montati dei raccordi per raddrizzarne l'emergenza. Più o meno diciamo quello che fanno gli idraulici quando nel realizzare un impianto idraulico domestico, certo, applicano al tubo quei vari anellini di raccordo. Noi li abbiamo sofisticati, microchirurgici, altamente performanti in titanio, ma il principio base è che se abbiamo bisogno di fare una curva abbiamo il dispositivo meccanico che ci permette di farlo. Allora, rispondiamo al signor Guido di Civitella in Val di Chiana, che ha 43 anni e dice: a causa di un incidente sul lavoro ho perso 4 denti. Ora porto una piccola dentiera mobile, mi hanno detto che tra qualche mese si potrà vedere se ho osso sufficiente per metterli fissi. Come si fa a sapere se l'osso basta o va trapiantato? È doloroso? E dove si prende l'osso per trapiantarlo? Ecco, sostanzialmente questo signore ci dà l'opportunità di continuare, se vogliamo, questo argomento, perché in effetti dopo che uno fa questo esame, no? Più complesso, abbiamo tutte le informazioni che ci occorrono. Si parte innanzitutto da quello che è il risultato finale nel pianificare un piano di trattamento, ovvero sia l'estetica finale non deve essere una sorpresa che noi scopriamo alla fine, ma partiamo dal risultato estetico finale e sulla base di quello ricostruiamo tutto quello che ci serve per arrivare a quel tipo di risultato. Abbiamo modo anche con dei software specifici di parlare con il paziente e di concordare quello che sarà il risultato del lavoro alla fine del trattamento. Una volta stabilito insieme dove possiamo arrivare, quali sono le preferenze, a scalare ricostruiamo tutto quello che serve. Riguardo alle ricostruzioni ossee, possono essere fatte o per sostenere l'impianto, quindi per motivo strettamente funzionale, oppure per motivi estetici, perché ad esempio l'estetica di un sorriso deriva non solo da quella che è l'estetica bianca, quindi del dente, deriva però anche da quella che è la cornice gengivale, la zona. E non abbiamo gengiva se non completamente sostenuta da osso, quindi alle spalle ci vuole osso. Come si ricostruisce? Essenzialmente utilizziamo due materiali. Il primo materiale è l'osso del paziente, l'osso stesso, che può essere prelevato o in piccole quantità in zone immediatamente adiacenti, qualora siano piccoli gli incrementi da effettuare, oppure si possono effettuare degli incrementi chiamati in blocco, quindi si prelevano sempre dall'interno della bocca
dei quadratini di osso da inserire dove ci serva, vengono fissate con delle viti da osteosintesi, quindi diciamo avvitate in posizione, è un po' come se fosse la frattura di un arto, diamo circa 3-4 mesi di tempo nei quali questi due pezzetti di osso si fondono e quindi a quel punto abbiamo le condizioni ideali per posizionare un eventuale impianto. Un altro modo che utilizziamo molto frequente è l'utilizzo di osso sintetico che viene mescolato spesso ad osso del paziente, coperto con delle specifiche membrane per tenere tutto in posizione e aspettando un periodo medio diciamo di circa 3-4 mesi riusciamo in quel modo a ricostruire l'osso. Allora l'osso. Sentiamo il telefono, la regia dice che c'è una telefonata, pronto? Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Senti, io volevo fare una domanda a questo dottore. Prego. Ti volevo dire, sì, che io da molto tempo sto facendo delle cure per l'osteoporosi, praticamente prendo quelle pasticche, ora fra l'altro faccio anche quella, come si chiama, quelle punture nella pancia, tipo insulina, che ora non mi viene il nome. Sì, sì. Le parine, le calciparine. No, sì, ma non è quella, poi non mi viene il nome. Vabbè, non importa, sì, signora. Prego. Ascolti, niente, siccome che io c'avevo un ponte e mi è andato via praticamente, ora tutti i dentisti mi dicono che io non posso rifare un impianto fisso perché praticamente l'osso non mi regge. Io ho fatto anche un'analisi a Firenze dal professor Manfredo Fanfani e lui mi attesta che veramente c'è un qualcosa a quest'osso che mi si sta praticamente. Allora, grazie della domanda, molto precisa di una situazione molto frequente. La signora è sicuramente in cura con una classe di farmaci che si chiamano bifosfonati e sono dei farmaci che vengono utilizzati per diciamo frenare i problemi da osteoporosi. Questi farmaci in condizione di osso sano funzionano molto bene e lo rinforzano. Si è notato un fenomeno che è l'osteonecrosi dei mascellari da bifosfonati, che è un fenomeno per il quale a seguito di una ferita chirurgica a livello dell'osso in bocca e solo in bocca e non in altre parti del corpo, c'è la tendenza di questo osso ad avere molti meno vasi sanguigni, ad avere aree anche diciamo piuttosto estese di necrosi ossea e quindi ad avere molte complicanze. Si è visto in sostanza che ci sono problemi di rivascolarizzazione. Noi sappiamo che tutte le guarigioni dell'organismo derivano dal sangue e l'osso di chi è sottoposto a questi tipi di trattamento è molto meno vascolarizzato, ha molte meno capacità di di rinnovarsi, di guarire, di rigenerarsi e quindi in quel caso la situazione è particolare. Come ci si regola? Ci si regola innanzitutto nell'analizzare da quanto tempo si prendono quei farmaci e in che modo vengono assunti, perché si è visto ad esempio che un conto sono i farmaci presi per bocca che danno molte meno complicazioni, danno molte più complicazioni invece i farmaci presi per via endovenosa. Cosa si fa? In alcuni casi quando si prende per via endovenosa tendenzialmente è assolutamente controindicata l'implantologia e la chirurgia ossea. Quando invece si assumono per bocca, si valuta in linea di massima la possibilità di effettuare una drug holiday, quindi una sospensione dell'assunzione del farmaco per un tempo variabile in base al tipo di farmaco che si è assunto. Quindi per un certo numero di mesi non si assume il farmaco, si fa il trattamento che si deve fare, passati circa 3-4 mesi si ricomincia ad assumere il farmaco e questo permette di ricorrere a trattamenti anche di implantologia. Però con alcuni di questi farmaci, in base alla gravità dell'osteoporosi, effettivamente l'implantologia e la chirurgia ossea sono controindicati. Quindi è una cosa da ragionare a livello chirurgico orale, ma da ragionare molto insieme al medico prescrittore dei farmaci per analizzare la situazione e valutare insieme il miglior trattamento per la signora. Va bene, signora? Sì, no, io volevo dire che se no me lo sono ricordato, il postero sto facendo adesso. Per questo osteoporosi che io ce l'ho molto grave, mi sto rompendo, sono rotta due vertebre senza neanche muovermi. Quindi ecco, diciamo l'analisi migliore da fare è da fare in collaborazione tra l'odontoiatra, appunto implantologo, e il medico prescrittore per cercare di capire
le esigenze, diciamo, odontoiatriche, ma soprattutto anche le esigenze ortopediche a livello generale. Perché se lei non sta bene, se lei non sta bene, per vedere se c'è, diciamo, uno spazio, una finestra nella quale ci possiamo inserire e effettuare certi tipi di intervento, però in tutta sicurezza. Altrimenti l'osteonecrosi da dei mascellari è una complicanza piuttosto severa, assolutamente da evitare, quindi diciamo è una questione da affrontare con prudenza, però in modo specifico e personalizzato, perché ogni persona, ogni storia, ogni ciclo di trattamento ha una storia a sé. Sì, prego, signora. Ad oggi non ho trovato un dentista che mi possa fare un lavoro, guardi, sono girati tantissimi, io non so più dove andare, perché ho una protesi e non riesco a portarla. Tra l'altro, ecco, mi trovo proprio in difficoltà, proprio anche per mangiare. La capisco assolutamente. L'ideale, ecco, è che la cosa, al di là del livello odontoiatrico, che venga analizzata insieme al medico ortopedico che la segue, per insieme dentista e ortopedico, per capire appunto se ci sono i presupposti per poter fare un lavoro di tipo diverso. Cioè, però la figura dell'ortopedico sì, è determinante. Certo, no, eliminare il farmaco per un po', perché poi esatto. Voi possiate. Ma tra l'altro faccio anche il Coumadin io, perciò. Come? Anche il Coumadin. Sì, anche quella, diciamo, il problema degli anticoagulanti è un problema relativamente più semplice, nel senso che anche lì ci sono degli aggiornamenti, nel senso che con gli attuali tipi di chirurgia, che sono molto precisi, che hanno dei lembi di chiusura molto precisa quando ci sono e spesso si possono non fare, si riesce a gestire molto agevolmente anche pazienti in cura anticoagulante. È un po' più una questione, diciamo, controversa e importante da analizzare, quella invece dei farmaci bifosfonati per l'osteoporosi. Perfetto, grazie dottor Guida. Ci fermiamo per qualche istante per la pubblicità. La signora che ha telefonato, appunto, consigliamo di magari parlare con il suo ortopedico e di mettersi a parlare tra ortopedico e dentista per trovare una soluzione. Grazie, ci vediamo tra poco.